dobbiamo fare i compiti. Anzi, è tardi, andiamo. È vero, uffa, i compiti. Ragazzi, venite qui, guardate cosa ho trovato. È una piastrina di un soldato americano, guardate. Una piastrina. Come si chiama? L'ho trovata qui. Ragazzi, come possiamo sapere a chi è appartenuta questa piastrina? Ma cerchiamo su Facebook. Ma che dici, Facebook? Quello che esisteva durante la seconda guerra mondiale. Sarà stato un soldato coraggioso. Chissà se avrà combattuto e se è ancora vivo. Forse ho avuto un'idea, ascoltate. Caro direttore, durante una passeggiata fra amici abbiamo trovato una piastrina appartenuta al soldato Vincent Marino di New York. Vorremmo tanto consegnargliela ed avere una sua foto di quando sbarcò a Salerno, ma non sappiamo proprio come fare. Forse lei e il suo giornale ci potete aiutare a trovare il soldato Martino e dare un volto alla piastrina che le inviamo con una foto. Un grazie e un saluto dagli alunni della Quinta A. Ragazzi, ma nessuna notizia dal New York Times. Ma se abbiamo inviato la mail solo ieri. Beh, è troppo presto. Sì, dobbiamo aspettare. Hai ragione, dobbiamo aspettare. Forza, mettiamo a posto, fra poco arriva la mail. Sì, hai ragione, meglio che non trovi confusione. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door. Sono passati 10 giorni, chissà se riceveremo delle risposte. Spero tanto di sì. Forse è una ricerca difficile. Dai, non perdiamo le speranze. But you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from? Cari ragazzi, con molto stupore abbiamo ricevuto la vostra mail e con piacere vi daremo le uniche informazioni che siamo riusciti a reperire in merito alla piastrina da voi rinvenuta. È appartenuto al soldato americano di nome Vincent Martino, del Corpo dei Rangers, sbarcato sulla spiaggia di Maiori il 9 settembre 1943. Durante un conflitto a fuoco contro i nemici tedeschi, Vincent perse la vita insieme ad altri soldati. Aveva solo 29 anni e morì per liberare l'Italia. Non abbiamo foto da potervi inviare, né altre informazioni, perché è difficile ottenerle dopo tanti anni. Speriamo che questo sia sufficiente a dare risposta alle vostre domande. Un affettuoso saluto. Ma alla fine non sappiamo come era fatto questo soldato. Sì, ma non importa come era fatto il soldato Martino. La cosa importante è che lui e altri soldati sono morti per la libertà di tutti noi. Just stop your crying, it's a sign of the times. We gotta get away.